Bentrovati a tutti ragazzi, io sono Doc D e sono qui oggi con un video particolare, un giochino che ho scoperto da poco che si chiama Brain Out. Nei commenti e sulle informazioni c'era scritto che è un gioco di logica, però appunto dei commenti sono contrastanti, dicono che è un gioco di logica sì, ma abbastanza stupido, altri invece dicono che è fighissimo, altri dicono che è surreale, quindi ho detto boh, voglio provarlo assolutamente, e quindi siamo qui, eccoci qua in allegria. Ecco il primo livello, allora vediamo un po'. Trova la più grande potrebbe voler dire immagine e sarebbe la mela, secondo me. Però, ecco infatti, il più grande è il cocomero. La prima è facile. Abbiamo capito che la prima è facile. Quante anatre? Allora, c'è soltanto una col becco diverso, quindi il numero 1 non c'è. Quindi contiamo le altre, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Perfetto, congratulazioni, dolcezza. Grazie mille, zuccherino. Allora, chi è il più alto? La giraffa. No? L'elefante. Amtaro perché va sopra gli alberi. No, no. Ah. C'è il disegno del sole, prima effettivamente non c'era negli altri. Proviamo... Bene, sagace della Madonna, c'era un disegno che prima non c'era. Vediamo un po', guarda un video per una chiave. No, cosa servono le chiavi? Non lo so, no, non la voglio, dai. Allora, riesci a scoprire quello diverso? Vediamo. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 5 sotto, semini. E 6, 11, 6... 5, 11, 3, 6, 11, 3, 6, 11, 3, 6, 5, 11. Niente, sono uguali. Le ombre, i semini, le ombre e i punti di luce sembrano uguali. Anche la scorza è identica. Infatti se clicchiamo non credo che cambi nulla. Però... riesci a scoprire quello diverso, quindi in poche parole devo scoprire, proprio nel vero senso della parola, quello di... ma dai, proprio l'ultimo, ma che sfiga! Vabbè, comunque... Ah! È diverso! È incredibile! Sei brillante! Beh, non lo so, dai, mi emozioni. Che cos'è? Crea un rettangolo. Con queste forme? Boh, proviamo. Io sono un po' stranine, no? Là! Ma che bel rettangolo, eh? No? Clicco? No? Ok. Posso solo spostare. Ok, allora facciamo un rettangolo stella. Ma cos'è sta roba, poi? Ma che cazzo di forma? Ma poi perché una stella? Cioè, anche lì, no? Cioè, allora, volendo... Però non ha senso, perché in ogni caso non è della misura. Cioè, anche mettendolo così, tipo, no? Non è della misura, cioè, vabbè, magari mettendolo così, con tipo questo, è proprio un rettangolo, eh. Ma va a cacar, dai, ma per favore. Ho spostato per sbaglio il quadrato verso lo schermo nero e credo che si sia trasformato in un rettangolo perché non c'era il confine, quindi poteva essere un rettangolo. Adesso capisco i commenti perché è un po' assurdo come gioco. Diciamo che l'abbiamo capito. Allora, il sesto. Quanti triangoli ci sono in un pentagramma? Ma questa però è una domanda seria. Ok. Allora, quanti triangoli ci sono in un pentagramma? Allora, se qua i triangoli... sono 5. Undici? Dovrebbe essere 11? Ma sono un geniale! In matematica ero bravo, alle scuole, cioè ero bravo solo in quello. Però lasciamo stare. Allora, facciamo l'ultimo livello, che è il settimo, e poi direi di salutarci qui, perché se no diventano troppo lunghi, io invece volevo fare un video abbastanza corto, diciamo, soltanto per esplorare un po' questi giochi, questo gioco qua, e magari finirlo anche, perché da quello che ho capito sono tipo 200 livelli, mi piacerebbe finirli tutti. Allora, scopri il fuoco più grande, questo.
No. Oh! La madonnina. Questo è grosso, eh? Questo è grosso! Direi che questa è la risposta giusta. Perfetto, ragazzi. Noi siamo arrivati fino al livello 7. Nella prossima puntata faremo la continuazione, magari fino al livello 14. Facciamo di 7 in 7. Così andiamo avanti alla veloce con dei video abbastanza corti. Così anche se qualcuno ha qualche dubbio o cose del genere perché non riesce a risolvere il livello, può venire a guardarlo qua in allegria e lo saprà. Forse se riesco, non lo so. Non è che sono tanto intelligente alla fine. Un ciao da DocD e ci vediamo ad un prossimo video. Spollicciate, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ovviamente. E condividetelo solo se vi è piaciuto, perché sennò non ha senso. E iscrivetevi al canale, che fa sempre un gran piacere, essendo che ho appena ripreso. Grazie mille, ciao ciao, a presto ragazzi, ciao ciao!